Romeo, innanzitutto? È stato sentito dai miei legali e per il resto valuteremo. Io al momento sono senza parole, glielo dico sinceramente. Credo che Allora, innanzitutto parliamo di uno strumento che è legale, questo No, mi è ma stato chiarito, però credo che la cosa più spiacevole di tutta questa vicenda sia quella di non essere stata informata e di non averlo saputo, perché chiaramente gli avrei chiesto, come gli chiederò quando lo vedrò, già lo dico adesso se mi sta guardando, di cambiare immediatamente l'intestazione del beneficiario, perché una cosa del genere non la voglio, mi mette l'ansia anche il solo pensiero. Allora Alessandra, mi mette l'ansia anche il solo pensiero. In realtà, da quello che ho capito, anche lei non sapeva di questa polizza. Poi un giorno va al bar con Salvatore Romeo, con cui peraltro aveva una relazione stabile, solida, insomma. Sì. E lui tira fuori questa cartellina, ho capito bene? Esatto. Sì, mi dà questa cartellina mentre prendevamo un cappuccino. Io guardo, ma era una cartellina piena di numeri, cosa che non fa per me, anche gli chiedo cos'è. E lui mi dice che è un investimento di una polizza per 10.000 euro che ho intestato a tuo nome. Io condivido un po' quello che ha detto la sindaca, che lei è rimasta diciamo un po' scioccata, però la differenza tra me e lui è che io sono rimasta scioccata da fidanzata, che avrebbe avuto più senso. Però quando Salvatore mi vide un po', insomma, scioccata, un po' rimasta sorpresa, mi disse: guarda, io l'ho fatto anche per un altro amico o due, che però non ne sono al corrente, amici però, parliamo amici di decenni, perché mi fa piacere, lui non è mai stato sposato, non ha figli, quindi è una persona quindi che era un risparmia. Gesto di generosità, sì, era sì. Un regalo sostanzialmente, era sì. Un modo di dire ti voglio bene, credo nel nostro rapporto. Sì, io poi penso anche non al era fatto... molto romantico come regalo, non devo era... essere, cioè, no, non era romantico una per polizza niente. Per sempre, mi viene da dire. Non c'è. Ma lui non è una persona romantica, nell'anno più o meno che ci siamo frequentati lui non mi ha mai dato un fiore, una sciocchezza, non è una persona romantica per niente, però io penso che la mia situazione, essendo che sono sola con un bambino, forse ha pensato di con 10.000 euro non risolvi la vita, però anche perché ovviamente... Cosa puoi fare di 10.000 euro? Sì, sì, sì. Però augurandogli lunga vita, mio figlio avrebbe avuto 40 anni quando questi 10.000 euro... Professionalmente chi era Salvatore Romeo? Lei che idea si era fatta frequentandolo di quest'uomo? Professionalmente una persona serissima, lavora al comune, al tavolo bilancio, anzi una persona che quando ogni tanto magari mi invitava a pranzo lì in ufficio da lui... Spesso uscivamo dal ristorante ancora con il boccone in bocca perché diceva devo tornare in ufficio, devo tornare in ufficio. Quindi una persona molto dedita al proprio lavoro. Poi ecco, lui si avvicinò... Era già dei rapporti dei 5 stelle quando voi vi frequentavate? Ci siamo accorti per caso di essere entrambi simpatizzanti del 5 stelle. Lui era appunto al tavolo bilancio dei 5 stelle, io facevo... tutte altre cose che non c'entravano nulla col bilancio. Lui si è appassionato molto più di me. Io mi sono resa conto dopo breve tempo che non erano quelli che dicevano di essere. Però i 5 Stelle sono molto appoggiati su Romeo, avevano molto bisogno delle sue competenze, no? Bravissima, assolutamente. I 4 consiglieri hanno vissuto gli anni... come consiglieri grazie a lui. Lui correva da una parte all'altra di Roma dandogli documenti, spiegandogli i documenti, dicendogli quali interrogazioni fare. Quindi lui quindi è stato un uomo chiave per loro. Lui è stato il vero consigliere comunale per loro. Dica una cosa, invece i rapporti tra lui e Raffaele Marra, perché lui l'altro giorno ha detto mi pento di aver presentato Raffaele Marra a Virginia Raggi, però insomma sembra che avessero un rapporto molto stretto professionalmente. Lei che idea si era fatta su questo? Io, quando io lo frequentavo, Marra non era già il suo capo, perché Marra era il suo capo durante la giunta Alemanno, qui parliamo della giunta Marino. Quindi lui me lo nominò un paio di volte dicendo che era una persona molto tosta in passato, un uomo abbastanza duro,
però... Cioè non le sembrava che avesse questa grande familiarità, amicizia o stima con Marra? No, con il quale lui al momento, mentre noi ci frequentavamo, non aveva alcun rapporto. Infatti quando io poi uscì fuori nei giornali che Marra faceva parte in un certo senso della giunta, mi sorpresi perché ovviamente io subito ho fatto uno più uno che l'aveva portato Romeo. Lui. E la cosa mi sorprese abbastanza, però non ero presente, quindi non so dire il perché. Ovviamente Marra aveva delle competenze, delle conoscenze che magari altri non avevano. Senta, mi dica una cosa, non voglio portarla sul gossip, però dato che lei conosce bene lui anche umanamente, lei pensa che questa cosa della polizza di Virginia Raggi possa avere a che fare con una relazione sentimentale fra i due? È una cosa che ha immaginato in questo periodo? Guardi, per come lui, per come lo conosco io, l'ho conosciuto io, poi le persone anche dopo 30 anni si possono rivelare diverse da come uno le ha giudicate, quindi non lo so. Però lui è un uomo di principi molto solidi, saldi, quindi pensare che potesse iniziare una storia con una donna sposata o anche separata mi sembra un po' strano. Lo esclude? Non lo escludo perché non si può escludere nulla, però mi sembra strano, ma tutto è possibile sicuramente, questo è possibile. Però per farle un esempio, quando io e lui iniziamo a frequentarci, lui una volta mi disse che era molto stupito che la madre mi accettò in famiglia in quanto avessi già un figlio. Quindi erano molto tradizionalisti. Molto, molto. Allora, voglio ringraziare Alessandra Bonaccorsi per la testimonianza che ci dà un altro pezzetto, no, di ricostruzione, perché appunto il fatto che lei ci racconti, lui ha detto che aveva fatto varie polizze anche ad amici, cioè ci dà la sensazione di un signore che stranamente faceva polizze a persone che conosceva e aveva questo modo di... Mi guardare con quella faccia, Geremica, aveva questo modo di, no, di dimostrare affetto e stima nei confronti degli altri. Ma Mirta, perché non capisco di che stiamo parlando però, capisci? Cioè, noi non riusciamo ad avere una chiave di lettura di questa vicenda, perché là le cose sono due, come credo avesse ricordato anche Mentana il faccia a faccia con la Raggi, che o uno crede a quel che viene raccontato, partiamo dal presupposto che non c'è un reato. O uno...